In nome del Padre, et Filii, e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, oggi continuiamo le nostre riflessioni sulla liturgia. Parlerò dell'abbigliamento liturgico del sacerdote durante la Santa Messa nel rito antico. Ecco, diciamo subito che i paramenti liturgici per la Santa Messa che il sacerdote indossa sono gli abiti civili di un funzionario romano del IV secolo, cioè di una persona, di un uomo che deteneva una carica importante all'interno dell'impero romano. Quindi sono gli abiti classici di quell'epoca. E non sono più stati modificati nella loro essenza, cioè sono stati modificati leggermente. E perché a partire dal IV secolo gli abiti vengono fissati? Perché nel IV secolo il cristianesimo esce finalmente da 3 secoli di persecuzioni. E può quindi finalmente organizzarsi con delle regole precise in modo da conservare la tradizione degli apostoli. E fissa anche l'abbigliamento dei sacerdoti. Dal IV secolo in avanti i paramenti liturgici si differenzieranno sempre di più dagli abiti civili della gente comune, fino ad arrivare ai nostri giorni, che l'abbigliamento liturgico resta ancorato al IV secolo, mentre la gente nelle cerimonie importanti vestono giacca e cravatta, per dire. Come mai questa fissazione e questo rimanere fermi al IV secolo? L'ho detto, fa parte di quel tentativo della Chiesa di conservare intatta la tradizione apostolica quanto più possibile, anche in questi particolari. Questo è un motivo. L'altro motivo è che la liturgia deve essere diversa dalla vita comune, dalla vita ordinaria. È un fatto anche pedagogico, educativo. Il cristiano che entra in chiesa deve lasciare il mondo per entrare nello spazio e nel tempo sacro, in modo da avvicinarsi con l'anima più facilmente a Dio. Quindi le vesti sono diverse da quelle del mondo, la lingua è un'altra lingua, è una lingua sacra, eccetera, eccetera. Ma veniamo nei particolari. Ecco allora che abbiamo l'amitto, il camice, il cingolo, il manipolo, la stola e la pianeta, questi 6 indumenti liturgici. L'amitto è un rettangolo di stoffa che viene avvolto intorno al collo, copre le spalle e viene assicurato al torace con 2 fettucce di stoffa. L'amitto porta una croce ricamata al centro, ecco, e questa parola significa appunto indumento avvolto, avvolto intorno al collo. Nasce nell'abbigliamento romano per un'esigenza di igiene, così il collo non è direttamente a contatto con la veste. E anche per proteggere il collo dalle correnti d'aria fredda. Quindi nasce e mantiene anche ora questa funzione pratica, in più nella liturgia acquista un significato simbolico. Il collo fa parte, se vogliamo, della testa, l'amitto viene assimilato a una specie di elmo. Infatti, quando il sacerdote lo indossa, lo mette prima di tutto sul capo, bacia la croce, bisogna dire, prima bacia la crocetta che c'è ricamata, lo mette sul capo e lo fa scendere sul collo e poi se lo avvolge. Mettendo l'amitto è raccomandato
fondata una preghiera. Dunque, poggia sul mio capo, Signore, un elmo di salvezza che eliminerà ogni incursione diabolica. Vedete, viene preso come simbolo dell'elmo di colui che combatte, no, contro le incursioni diaboliche. Poi abbiamo sopra al lamito il camice. Questa veste lunga non è altro che l'antica tunica romana. Fino ai piedi era fatta di lino. La parola camice è di derivazione germanica, molto probabilmente, mentre si usava nell'antichità, ma anche oggi, si usa la parola alba. Il camice viene chiamato anche alba. Alba non è altro che l'aggettivo bianca riferito alla parola vestis, vestis alba, veste bianca. E naturalmente anche il camice nella liturgia, usato nella liturgia, assume anche un significato simbolico che è precisato dalla preghiera che il sacerdote dovrebbe, è invitato a recitare prima di mettere il camice o mentre si mette il camice. Rendi puro il mio cuore, Signore, talmente che sia capace, attraverso il sangue del divino agnello, ad usufruire delle gioie sempiterne. Quindi rendi puro il mio cuore. L'alba è il simbolo della purezza del cuore. Andiamo al cingolo. Il cingolo ha una funzione prettamente pratica, quella di stringere alla vita questo camice che diversamente sarebbe troppo largo. E mentre si indossa il cingolo, il sacerdote recita questa preghiera: legami, Signore, con il cingolo della purezza e spegni nei miei fianchi la forza del piacere, in modo che resti in me la virtù della continenza e della castità. Quindi il cingolo è simbolo della castità. Veniamo al manipolo. Ecco, il manipolo è quella piccola stola, quella piccola stola che si mette appoggiata all'avambraccio sinistro, si fa pendere dall'avambraccio sinistro, porta questa stola piccola, non era altro che nell'abito romano, una pezzuola di stoffa che veniva usata per tergersi il sudore, per anche le lacrime oppure per altre necessità, e le alte cariche dell'impero la usavano per dare inizio o fare terminare certe cerimonie pubbliche. Quindi faceva parte come accessorio dell'abbigliamento delle, come dicevo prima, delle alte cariche romane. Viene mantenuto anche in ambito liturgico. E vi si aggiungono delle decorazioni cristiane, infatti il manipolo di solito ha tre croci, due alle estremità e una al centro, che questa viene baciata prima di indossarlo, e si pronuncia questa preghiera: possa meritare, Signore, di portare ogni manipolo di pianto e di dolore, in modo da ricevere con gioia il compenso del mio lavoro. Ecco, viene fatta questa allusione al pianto, no? Questa pezzuola che serviva per tergere le lacrime e il sudore, la fatica di Gesù, no? Che sale il Calvario, suda sangue e anche piange, ecco, nel suo portare la croce. In fondo la messa è il Calvario, è il sacrificio del Calvario. Il sacerdote si associa alla offerta del sacrificio di Cristo con le sue sofferenze, con le sue fatiche. Poi andiamo alla stola vera e propria. La stola la conosciamo, è una striscia di stoffa
piuttosto lunga, che viene fatta pendere le due estremità sul petto e fatta girare intorno al collo. Nell'uso cristiano sono state aggiunte le tre croci, quelle due all'estremità e quella che rimane dietro al collo, ed è quella che viene baciata prima di indossarla. La stola è proprio il simbolo del ministero sacerdotale. Il sacerdote recita questa preghiera quando indossa la stola: Restituiscimi, Signore, la stola dell'immortalità che ho perduto attraverso la prevaricazione di Adamo ed Eva. E sebbene indegno mi accosto al tuo sacro mistero, spero di meritare la gioia che non finisce. È l'abito dell'immortalità. Sì, non è solo il simbolo del potere sacerdotale, ma la parola stola significa abito. Modo generico, è un abito, è qualcosa che si indossa e che indica l'immortalità perduta col peccato di Adamo ed Eva, che viene recuperata attraverso il sacrificio di Cristo e la partecipazione al sacrificio di Cristo. Poi c'è la casula, ecco, la casula come noi la conosciamo è molto antica anche quella. In epoca romana non era altro che il mantello che si indossava al di sopra della veste bianca, un mantello da viaggio. La parola planetes in greco, deriva appunto dal greco, significa vagante, errante. Del resto anche i pianeti vagano nella loro orbita, no? E quindi una veste da viaggio. Era tutta lunga una volta, con solo l'apertura del collo, un po' come la moderna casula. Solo che la pianeta venne poi decurtata per renderla più adatta all'uso liturgico e meno ingombrante, decurtata e anche tagliata nei fianchi. Poi un altro esito dell'antica pianeta è il piviale, cioè quel mantello lungo che usa il sacerdote nelle processioni esterne. Piviale vuol dire pluviale, cioè ripara dalla pioggia. Ecco, questo mantello, che ha anche un cappuccio, aveva un cappuccio appunto per coprirsi dalla pioggia, aperto sul davanti. Ecco, quindi dall'antica pianeta abbiamo due esiti, la pianeta tridentina, corta e tagliata nei fianchi, il piviale per le processioni esterne. Oggi con Paolo VI si è voluto recuperare l'antica pianeta, abbiamo queste casule molto lunghe che ho usato anch'io col Novus Ordo, vi dico la verità, veramente ingombranti, c'era il pericolo anche di trascinare l'ostia fuori dalla patena e farla cadere per terra, e io ero sempre molto attento a questo, però anche molto ingombranti, facevano tantissimo caldo, perché è come essere dentro un sacco, poi specialmente se è di terital, se è di tessuto misto, con materiale sintetico, dentro queste chiese di cemento e di vetro c'è, cioè, da impazzire. È molto meglio la pianeta con un tessuto che traspira. Sia lodato Gesù Cristo.